Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Rete 8. Per questa puntata, l'ultima di questa stagione, abbiamo scelto un tema molto piacevole che ha un risvolto economico e socioculturale. Parliamo di agroalimentare e più esattamente del progetto Teramo a Tavola, una cucina italiana. Si tratta di un lavoro dal respiro internazionale promosso dal Comune di Teramo e dall'Associazione Italia Nostra. È curato dai professori Massimo Montanari e Fernando Filipponi. Sono state digitalizzate e raccolte in una piattaforma le ricette più rappresentative del repertorio culinario teramano e faranno parte di un catalogo internazionale che verrà conservato presso l'Archivio di Stato di Teramo. Si tratta di un progetto pilota destinato a dialogare con programmi omologhi a livello europeo. Il tutto sfocerà in una mostra permanente che si terrà a Teramo nel mese di giugno. Quindi presento subito gli attori che ci accompagneranno nella disamina di questo interessante argomento. In studio Luigi Nigliato, presidente della sezione agroalimentare di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Buonasera. Buonasera. E ancora torna a trovarci Stefania Bosco, presidente delle storiche cantine Bosco Nestore. Buonasera. Andiamo in collegamento da Fernando Filipponi, che è professore incaricato della ricerca Dipartimento degli Oggetti d'Arte del Museo del Louvre. Buonasera. Buonasera a tutti. Quindi questi sono i nostri ospiti, con loro andiamo a parlare di agroalimentare, tenteremo di capire esattamente qual è lo stato dell'arte per quanto concerne il nostro territorio e di che cosa si occupa più esattamente la sezione agroalimentare di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Andiamo a chiederlo ovviamente al presidente Luigi Nigliato, a lei. Allora, intanto la sezione di Confindustria Medio Adriatico, che abbraccia le province di Chieti, Pescara e Teramo, è un comparto molto importante nel tessuto economico della regione Abruzzo. Sono iscritte 64 tra imprese produttrici della distribuzione, anche dei trasporti del settore agroalimentare e delle società anche che fanno servizi per queste imprese. Ha un fatturato di tutto pregio di circa 1 miliardo e 400 milioni, quindi nell'ambito del sistema abruzzese ha un ruolo e un'importanza veramente grande. Abbiamo la fortuna di due grossi comparti che guidano un po' e trainano in modo forte questo settore, quello della produzione soprattutto della pasta e poi di tutto quello che è il comparto vinicolo. All'interno di questa della sessione, soprattutto in questo periodo, stiamo fornendo alle società, alle imprese associate degli approfondimenti, soprattutto nel versante delle normative sulla sicurezza alimentare. Prossimo proprio su questo punto, il prossimo 24 giugno ci sarà una webinar in collegamento con la sede di Confindustria a Bruxelles, proprio per affrontare un tema specifico sul packaging, perché la norma europea, diciamo, è una norma che potrebbe nel tempo anche portare una serie di vincoli, di problemi seri alle nostre aziende, quindi sarà affrontato questo tema proprio per dare un impatto forte. Un altro tema che stiamo affrontando in questo periodo è quello soprattutto dei mercati internazionali. A questo proposito, il 31 di maggio c'è stata una riunione molto bella, importante, con la Camera di Commercio del Messico per un anniversario molto importante presso la sede di Confindustria, che ha affrontato in maniera molto importante i settori del food, del wine e del fashion, proprio per incrementare e dare un apporto significativo a questi comparti che sono importanti e trainanti nell'economia abruzzese. Decisamente sono comparti molto importanti che rappresentano una voce di spicco del nostro prodotto interno lordo, l'abbiamo appurato attraverso le parole
di Nigliato. Una di queste aziende che sicuramente a pieno titolo possiamo annoverare tra le protagoniste del settore del wine, quindi siamo in ambito vitivinicolo, e l'azienda Bosco Nestore, quindi io passo subito la parola a Stefania Bosco, una persona, una figura di spicco nell'ambito economico del territorio abruzzese e non solo, per capire qual è l'attuale posizione delle cantine del nostro territorio e come il comparto vitivinicolo attraverso l'enoturismo riesce ad incidere dal punto di vista economico, anche alla luce della appena conclusa iniziativa da poco tempo Cantine Aperte. A lei. Grazie. Il nostro comparto, diciamo che è in forte crescita, i numeri ci stanno dando ragione sia sulle nuove aziende che stanno crescendo in Abruzzo, quindi nuovi ragazzi, nuovi imprenditori che vogliono mettersi in gioco, e allo stesso tempo anche i numeri che abbiamo con i nostri vini che vengono esportati nel mondo. E non di meno, come giustamente diceva, un paio di settimane fa, insomma, l'ultimo weekend di maggio, abbiamo avuto quello che è l'evento più importante per quanto riguarda il nostro territorio abruzzese e italiano per le cantine. E appunto il Movimento Turismo Vino, che organizza ogni anno Cantine Aperte. E in queste occasioni, diciamo, abbiamo il tatto di quello che è effettivamente anche la percezione del consumatore finale, perché apriamo le nostre aziende, quindi noi abbiamo proprio un'industria alimentare che viene aperta al pubblico interessato, che vuole conoscere e sapere effettivamente cosa c'è dietro un bicchiere di vino, e noi diamo la possibilità a tutti quanti di poter accedere proprio nel nostro core business, quindi entrano nelle nostre attività e vedono dall'uva fino alla bottiglia, ma anche tutto quello che è anche la nostra storia, la nostra vita, e sono momenti importanti, quindi diciamo che è l'impatto tra la vicinanza effettiva da quello che è la base, quindi il prodotto iniziale, al consumatore finale senza passare ai vari interlocutori. E eventi importanti di successo, ormai siamo alla 32esima edizione, è stata la 32esima edizione con numeri sempre più importanti, e ormai è un evento che tutti gli enoappassionati, wine lover, come si vogliono chiamarsi oggi, aspettano con ansia. Ma ricordiamo anche che comunque Cantine Aperte o il Movimento Turismo Vino è comunque tutto l'anno, quindi se chi vuole visitare le aziende, ovviamente, che fanno parte di questa associazione, in Abruzzo ne siamo 54, comunque possono prenotarsi una visita anche al di fuori di quello che è questo weekend. Assolutamente, anche perché è importante entrare in un'ottica di destagionalizzazione, quindi le cantine devono essere a contatto con i fruitori non solo in determinati momenti, bensì allevare consumatori affezionati durante tutto l'anno, e in questa azione non può assolutamente chiamarsi in disparte il comparto del cibo, il cosiddetto food, ma amiamo dirlo in altri termini, l'ambito gastronomico, che ricopre anche un'importanza non da poco e che si va a relazionare con la cultura gastronomica, con le tradizioni, con la identità territoriale. E in questo senso entra in ballo questo progetto così bello di valorizzazione, che è Teramo a Tavola, una cucina italiana. Quindi, professor Filipponi, ci spieghi nel dettaglio esattamente questo progetto, come nasce, quando, perché, quali sono gli obiettivi. A lei. Buonasera a tutti. Questo progetto è nato ormai più di un anno fa, è stato promosso dall'Associazione Italia Nostra e dal Comune di Teramo proprio con l'obiettivo di fornire un supporto culturale
tutto quello che avete spiegato fino ad adesso, cioè al tessuto produttivo, al sistema produttivo ed economico di una regione che può puntare su certi settori come appunto quello enogastronomico. E è un progetto che nasceva e poi è rimasto con l'idea di far collaborare esperti internazionali e esperti locali, persone che sul territorio si occupano di queste cose, in maniera tale da creare un cortocircuito virtuoso fra centro e periferia, perché in genere queste cose si fanno nei grandi, no, snodi europei del sapere, della tecnologia, invece in provincia non ci arrivano. Quindi l'idea è stata un po' questa, motivo per cui agli esperti del territorio, agli storici, agli archivisti del territorio della provincia di Teramo si sono affiancati personalità di fama internazionale, in primis Massimo Montanari, che è lo storico mondiale più famoso dell'alimentazione. E accanto a lui, per la gestione della piattaforma partecipativa, Marta Severo, ordinario a Parigi 10, che si occupa anche per l'UNESCO proprio di queste questioni legate all'uso delle nuove tecnologie, per favorire la partecipazione dei cittadini alla valorizzazione dei patrimoni immateriali. Ho detto un sacco di parole difficili, vi spiego, più semplicemente in che cosa consiste il progetto. Una colletta partecipativa che sfrutta una piattaforma online, vuol dire che tutti i cittadini possono versare su questa piattaforma in documenti, materiali, video, audio, tutta la documentazione che loro ritengono utile a testimoniare tappe, passaggi e caratteristiche del patrimonio enogastronomico teramano. Accanto a questo, la seconda pista è stata una ricerca sistematica sui documenti d'archivio dal 1200 fino agli anni 60 del Novecento per documentare la storia della gastronomia in territorio, in area teramana, quindi in tutta la provincia. Sono venuti fuori centinaia di documenti, alcuni devo dire commoventi, altri di rilievo nazionale, probabilmente anche internazionale, perché ricollocano tutta una serie di vicende in un quadro molto diverso da quello che pensavamo. E questa seconda pista si lega alla terza, che è la ricostruzione storica, sulla base di questi documenti e sulla base dei materiali che sono pervenuti sulla piattaforma e che continuano ad arrivare sulla piattaforma. Quindi, se la piattaforma è stata coordinata da Marta Severo di Parigi 10, diciamo, questo aspetto storico è stato curato da Massimo Montanari, ovviamente. Questo lavoro verrà restituito alla città a partire da fine giugno, per tutto il mese di luglio e di agosto, sotto forma di mostra, una mostra in cui i cittadini, i turisti e i visitatori troveranno quindi una parte, una selezione molto chic di questi documenti, degli oggetti d'arte, delle opere d'arte, sempre legate al tema della gastronomia, delle ricette, dei video, dei suoni e dei sapori legati a questa ricostruzione storica molto tecnologica, ma anche molto legata alla materia viva, alla carne, al sangue di un territorio. Professore, una domanda, mi sorge mentre l'ascoltavo, una descrizione molto, molto ricca, è un progetto assolutamente lodevole. Le chiedo, c'è una scelta specifica, che vi ha condotto verso, Teramo, oppure ci sono altre, diciamo, motivazioni che vi hanno spinto a fare questa ricerca sul territorio teramano? Da che cosa scaturisce? Diciamo, il concentrarsi sul territorio di Teramo era legato esclusivamente a una richiesta da parte del comune, cioè dell'ente pubblico che si è rivolto a noi per montare questo progetto, che naturalmente è un progetto pilota. Di questo genere di progetti nel mondo non ce ne sono, legati alla gastronomia, legati alle piattaforme partecipative sì, sono pochi, sono una decina, e quindi l'idea è quella di montare un progetto pilota che si possa poi riprodurre anche su scala regionale o comunque interprovinciale, in maniera tale da implementare ulteriormente questo patrimonio archivistico e storico e culturale che abbiamo iniziato da una parte, bisognava pure iniziare, insomma. Assolutamente, quindi parte da una sensibilità
e dalla lungimiranza di quell'amministrazione voler mettere insieme in maniera corale tutto il patrimonio e renderlo fruibile. Assolutamente lodevole, anche perché sappiamo, come abbiamo detto in apertura, che occuparsi di agroalimentare significa occuparsi delle radici, prendere in considerazione anche il futuro attraverso una serie di analisi legate al comparto enogastronomico, all'alimentazione, parlare anche di filiere, e quindi sarà molto interessante in tal senso sentire qui in studio Nigliato per capire esattamente in quale altro modo si può rafforzare tutto ciò che l'agroalimentare rappresenta per il territorio. A lei. Allora, io sono rimasto colpito quando in sezione ci è stato sottoposto questo progetto che abbiamo con il consiglio direttivo abbiamo subito voluto, come dire, sposare, se posso usare questo termine molto forte, perché ci aveva colpito un po' questa caratteristica, no? Che ciò che ha valore rischia a volte per circostanze e per tanti fattori che di perdere questo valore, che un patrimonio possa essere dimenticato, disperso. Allora, ecco, alla luce di questo, che è un fattore secondo me fondamentale anche nel panorama di sviluppi o di progetti o di quant'altro, cioè può essere sicuramente, uso un termine un po' tecnico, quasi un paradigma, perché può dare stimolo, idea al tessuto sia produttivo, gastronomico del comparto, perché la tradizione in Abruzzo è molto forte, la tradizione teramana è molto forte da questo punto di vista. Quindi parto dal fatto che quando c'è il tentativo di ridare valore a qualcosa che potrebbe essere perso, può essere di stimolo, può essere una leva anche solo al pensiero di pensare a delle cose belle, partendo da quelle che sono gli aspetti anche dell'affetto, dei ricordi e quant'altro, può generare anche all'interno delle imprese, all'interno delle piccole o grandi che se siano, può stimolare questo, diciamo, anche uno sviluppo dei segmenti. Penso ad esempio all'azienda dove lavoro, che a volte, come dire, mette sul mercato dei formati nuovi, no, di pasta, proprio perché si basa su quelli che sono gli aspetti anche locali, caratteristiche del territorio, e le promuove, perché da quelle rinascono magari ricette nuove, possibilità nuove, e questo dà impulso all'aspetto produttivo, all'aspetto economico, piccolo o grande che sia. E poi abbiamo visto, che affidandoci a questi progetti, avendo un po' la mente larga, facendo viaggiare anche un po' quelle che sono le idee, le belle idee, possono nascere anche degli effetti, come dire, che nel tempo possono essere anche forti. Quindi sicuramente sì, vanno sostenuti questi progetti. Decisamente, senz'altro, sono progetti da implementare e da replicare, anche perché quando si parla di agroalimentare ci si rivolge certamente ad un pubblico domestico, per così definirlo, ma ci si rivolge anche a tante altre persone, tanti altri fruitori che sono sparsi in giro per il mondo, che apprezzano il nostro patrimonio e che rimangono stupiti di tanti prodotti e tante proposte che può offrire un dato territorio. E ne ha consapevolezza piena Stefania Bosco, che porta in giro per il mondo i suoi vini, che dialogano anche ovviamente con il cibo. Sarei curiosa di capire qual è la percezione che si ha di questo connubio vino-cibo e come lei vede, viene percepito il nostro patrimonio in giro per il mondo. A lei, Bosco. Ma sicuramente c'è il mondo vinicolo senza il mondo, diciamo, della cucina, non saremmo nessuno. Mi piace ricordare che la mia azienda ha iniziato l'esportazione già nel 1968, insieme con il Montepulciano. Quando è nato il Montepulciano, i miei già esportavano il vino, ma esportavano il vino negli Stati Uniti, dove c'erano
gli abruzzesi che avevano i ristoranti italiani, i ristoranti abruzzesi, quindi comunque riportare le proprie origini nei luoghi che li ospitavano. Ed è sempre stato un connubio, vino e cibo, tant'è che l'Abruzzo ne è una grande esponente, proprio come voglio dire, la pasta e il vino, come ricordava il Presidente, sono i nostri cavalli di battaglia principali. E la cucina è fondamentale, e riscoprire la cucina vuol dire anche promuovere il territorio e il nostro terroir dove produciamo i nostri vini, che devono essere accompagnati da una determinata cucina di una certa importanza. Quindi fare questo progetto a Teramo, mi permetto di intervenire perché insomma sono nella sezione anch'io, quindi ho sposato anch'io in pieno questo progetto, perché per noi è fondamentale riconoscere un valore, dare un valore alla cucina abruzzese partendo da quella di Teramo, che io credo sia il cuore, anche la base della cucina abruzzese, e sposarla con i nostri vini. Quindi quando noi andiamo all'estero, in tutte le parti del mondo, è ovvio che proponiamo il nostro vino, proponiamo la nostra terra, ma proponiamo anche la nostra cucina. La stessa cosa quando vengono a trovarci, vengono per assaggiare, per conoscere il territorio, quindi i nostri vini legati alla nostra cucina, alle nostre colline, alle nostre montagne, al nostro mare. Quindi è un connubio, secondo me, inscindibile. Assolutamente, da valorizzare. Dobbiamo essere noi stessi abruzzesi molto fieri delle nostre tradizioni. Con questa considerazione vorrei andare dal professore in collegamento per capire in maniera anche un pochino più dettagliata e approfondita quali sono stati i vari passaggi del lavoro così minuzioso che avete svolto e quali sono state anche magari le ricette più originali e qual è la percezione che ha avuto relativamente alla consapevolezza che hanno gli abruzzesi relativamente al patrimonio agroalimentare. Sono tre domande in una. Comincio dall'ultima e poi arrivo alle prime due. È proprio quello, la parola chiave è consapevolezza, nel senso che il progetto nasceva per quello che noi che ci occupiamo di patrimonio, perché avrete capito, io non sono uno specialista degli argomenti del cibo, però sono invece uno specialista di valorizzazione del patrimonio, sia materiale, no, opere d'arte, architettoniche, sia immateriale. E quindi la parola chiave è consapevolezza, cioè ridare, favorire, sollecitare, promuovere la consapevolezza dei cittadini rispetto al proprio patrimonio. Perché a che serve? Serve un po' come la storia, un po' come l'arte, un po' come i musei, cioè la consapevolezza, lo studio e la conoscenza di quello che si è stati sono essenziali per essere quello che siamo nel presente. Sembra una banalità, sembra una frase fatta, però quello che avete detto fino ad adesso dimostra proprio questo, cioè per riprodurre i vini, che per fare sì che non si perdano determinate ricette, per esportarle, per valorizzarle all'estero, così come in Italia, uno le deve conoscere. Se non le conosci, nel giro di poco tempo le perdi, o nel peggiore dei casi te le scippano. Nel senso che nel peggiore dei casi può capitare che quello che era il tuo patrimonio diventa di altri. Questo vale per tutti, vale per il patrimonio linguistico, per quello artistico, così come per il patrimonio immateriale, nella fattispecie quello gastronomico, per esempio. Quindi la consapevolezza è il nostro obiettivo. Come ho trovato i cittadini abruzzesi sotto questo aspetto? Molto differenti. Ci sono persone, sezioni, almeno dalle ricerche che Marta Severo soprattutto sta portando avanti sulla base dei materiali pervenuti, diciamo sezioni della società molto interessati, molto consapevoli, e altri settori della società invece completamente ignari, disinteressati a questo tipo di argomenti. L'obiettivo di progetti come questo e l'uso di una piattaforma partecipativa è proprio quello di suscitare, stimolare interesse a tutti i livelli sociali della popolazione, perché quando si tratta di cucina,
chiaramente non può essere sollecitata solo una porzione sociale, nel senso tutti gli strati della società devono collaborare, come si dice spesso nel nostro settore, le piattaforme collaborative si chiamano, devono collaborare alla ricostruzione di questa cultura, di questa identità. È molto importante che ci sia tutta il ventaglio sociale della società che partecipa a queste operazioni, e da qui l'uso della piattaforma. I settori più interessati quali sono? I I cittadini settori. che hanno risposto con più entusiasmo? Chiaramente sono i cittadini che vivono in città, paradossalmente, no? Però sono i cittadini che vivono in città e quelli con un grado di istruzione più alto, che Bene. hanno una consapevolezza anche di dinamiche legate alla vita della campagna, più alta rispetto spesso a chi vive nelle aree più periferiche. Questo gap dobbiamo cercare di completarlo, di appianarlo. Allo stesso modo che dobbiamo cercare di far entrare in un museo che raccoglie quadri del 500 e del 600, non solo gli esperti di pittura e quella fetta della società interessata a questo tipo di argomenti, ma tutti, perché quel quadro apporta, quella collezione di opere d'arte apporta intelligenza, sapere, consapevolezza a tutte le sezioni della società. La regia ha mandato in onda prima, mentre lei raccontava questo bellissimo progetto, un contributo social che descriveva in qualche modo Teramo a tavola, questo bel progetto. Le chiedo, c'è spazio per continuare ad implementare questo discorso legato ai social media? Possono essere, penso, un veicolo prezioso per avvicinare anche magari le nuove generazioni che diciamo sono le depositarie di tutto questo patrimonio. Esatto, abbiamo scelto i social proprio per avvicinare le nuove generazioni, perché la trasmissione del sapere si fa verso le nuove generazioni, non all'indietro. Per cui colgo l'occasione per ringraziare Giorgia Di Sabatino, che ha realizzato questo ed altri video su Teramo a Tavola, che è la nostra madrina social di Teramo a Tavola, perché effettivamente per noi era importante farci sentire anche da quella porzione della società che è la società di domani, e quindi è il fulcro, lavoriamo tutti per quella. Grazie Assolutamente, grazie professore, a molto, voi molto dell'invito. esaustivo. Torniamo qui in studio e in questo ultimo minuto che ci resta a disposizione vorrei sentire un attimo il nostro presidente Nigliato per così lasciarci con un messaggio rivolto all'agroalimentare come comparto, come settore. Che cosa possiamo dire in chiusura di trasmissione rispetto a tutto quello che abbiamo sentito? Mi colpiva quello che diceva il professore, no? Che bisogna sicuramente crescere sulla consapevolezza. Non viviamo momenti facili, questo vabbè, c'è sempre un motivo che ci fa stare, come dire, costantemente in allerta, tesi, sempre pronti a nuove sfide. Il comparto agroalimentare, come abbiamo detto, è un comparto importantissimo per la regione, soprattutto per gli sbocchi internazionali che questo comparto ha, è quello di dire bisogna sostenere gli imprenditori, i professionisti che operano in questo ambito, perché oltre all'aspetto occupazionale c'è la crescita economica, sociale e civile della regione e del nostro paese. Quindi ci deve essere un'attenzione costante da parte, diciamo, di tutti, perché possa questo, diciamo, l'aspetto produttivo e quant'altro possa continuare a crescere, perché c'è di mezzo lo sviluppo. Assolutamente, grazie per questa chiosa che mi consente appunto di rivolgere un saluto a tutti i nostri ospiti che ci hanno aiutato ad entrare nel merito della valenza e della necessità di continuare a promuovere il comparto agroalimentare. Quindi io ringrazio qui in studio il presidente Luigi Nigliato, grazie. Grazie a voi. E ancora, sempre in studio, i ringraziamenti vanno a Stefania Bosco.
Buonasera e grazie. Vado in collegamento per salutare il professore Fernando Filipponi. Grazie a voi, grazie a voi. Per la parte tecnica ringrazio in regia Andrea Di Fabio e ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito durante questa stagione.